In realtà questa operazione, come dice lei, è una manovra di tipo cardiologico emodinamistico, nel senso che viene posizionato un catetere che serve da guida per l'inserimento di un piccolo device, uno strumento, un ombrellino che si chiama unplatzer, che chiude la comunicazione tra due atri. Si chiama forame ovale pervio. Quindi è un intervento molto semplice che però richiede una grandissima manualità. In questo caso abbiamo visto la collaborazione che è importante di due istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che a Milano hanno lavorato insieme per ottenere migliore dei risultati. È un'operazione che io ho seguito in prima persona con l'amico Carminati, che ritengo sia un grande operatore, e alla presenza dei medici del Milan. Direi che la presenza dei medici del Milan è stata essenziale sia per la loro il ruolo che hanno avuto molto importante nel tranquillizzare Antonio e renderlo sereno nell'affrontare questo piccolo problema che però si è risolto veramente nel migliore dei modi. Il morale è alto, è sempre fantasista, per cui è un ragazzo straordinario. Guardi, posso anticipare che domani mattina dovrò fare un ecocardiogramma proprio per vedere il posizionamento di questo amplatzer, di questo ombrellino che sia esattamente in sede, dopodiché io credo che possa andare a casa.